veramente dire che stamattina la presenza qui in questo luogo per me è fonte di una grande emozione. Provo dei sentimenti che sono piuttosto non confusi, ma sono tanti i sentimenti che provo stamattina. Intanto, quando è stato proposto dal comandante Alfa di essere qui oggi accanto a lui a parlare ai ragazzi di questo libro, ho pensato subito, e questo è un primo sentimento che non è soltanto formale, che io dovevo essere qui. Lo dovevo innanzitutto per un senso di gratitudine nei confronti del comandante Alfa, degli uomini del GIS, degli uomini della sezione scorta di Palermo, di tutti i carabinieri che in questi anni con passione e dedizione si sono dedicati alla mia protezione. Ma questo è soltanto un aspetto. Per me, oltre a essere un dovere che sentivo di dover adempiere, oggi essere qui è un grande piacere ed è un onore essere qui a parlare con voi ragazzi, soprattutto, di questo bellissimo libro. Vedete, questo libro, questa storia ha un significato particolare perché è la testimonianza concreta di un uomo, di un servitore vero delle istituzioni che ha dato, ve ne accorgerete leggendo questo libro, tutto se stesso, il suo entusiasmo giovanile, la sua forza, il suo sacrificio, la sua fantasia per portare avanti una battaglia giusta. A volte difficile, a volte tremendamente difficile, che è una battaglia giusta perché è una battaglia giusta.